Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro all'interno del 16° meeting per l'amicizia tra i popoli dal titolo Mille anni sono come un turno di guardia nella notte. Io credo di non esagerare nel dire che possiamo tutti, organizzatori e partecipanti a questo meeting, sentirci onorati per la presenza tra noi oggi di due persone che consideriamo autentici maestri, per la serietà dell'impegno e dell'attività di ricerca a cui hanno dedicato tutta la loro vita. Mi riferisco al professor Bruno Zanardi e al professor Federico Zeri. Come tutti voi ben sapete, e la vostra presenza numerosissima lo documenta oggi, a questi due nostri ospiti che consideriamo amici abbiamo chiesto di portare un contributo di ricerca e di scienza a quell'opera di recupero sorprendente ed esaltante che è stato il restauro del Sancta Sanctorum, l'antichissima cappella privata dei Santi Padri, dei Papi, in Laterano, per tanti secoli residenza dei Papi prima del passaggio in Vaticano. Non c'è altro luogo più sacro di questo in tutto il mondo. Questa la scritta sull'architrave all'ingresso della celebre cappella. Un luogo in cui per tutto il Medioevo solo i pontefici potevano utilizzare per sostare e inginocchiarsi e pregare di fronte all'immagine di Cristo, un'immagine considerata non dipinta da mani d'uomo. E di questo ci parleranno Federico Zeri e Bruno Zanardi. Il professor Zanardi in particolare ha coordinato i restauri del sacello del Sancta Sanctorum e li ha eseguiti anche personalmente. Un restauro durato anni e che è stato particolarmente avvincente, ma lo ascolteremo dalle sue parole. Avvincente per almeno tre ragioni. Innanzitutto per la sacralità del luogo, la cappella privata dei pontefici, che possiede quasi naturalmente una forza che respinge, che sembra respingere interventi e intrusioni dall'esterno, e in cui invece l'equipe di Bruno Zanardi ha stazionato per due anni, e forse più. E in secondo luogo perché il risultato della loro opera è sorprendente. E infine per le grandi novità sul piano scientifico che tale restauro ha portato. Di questo infatti parlerà Federico Zeri, da storico dell'arte, somma autorità nel campo della pittura medievale, che illustrerà anche i particolari significati iconografici della figurazione del Sancta Sanctorum nel contesto dell'epoca medievale e delle insorgere di eresie gnostiche che negavano la corporeità di Cristo. Ma credo Federico Zeri sottolineerà anche in cosa consiste l'importanza del luogo più santo del mondo, all'interno della storia degli edifici sacri di Roma, e ci dirà anche quali sono le vicende storiche che hanno caratterizzato questo particolare edificio e che spiegano proprio la sua rilevanza all'interno del problema dei primi monumenti cristiani. Bruno Zanardi, cui cedo immediatamente il microfono, illustrerà meticolosamente le difficoltà e i misteri della sua opera svolta sulla decorazione del Sancta Sanctorum e illustrerà inoltre i risultati che più lo hanno stupito. La parola e il microfono a Bruno Zanardi. Grazie. Faccio subito. Allora, io ringrazio il meeting di avermi concesso l'opportunità di poter illustrare
questo lavoro di restauro, che è l'ultimo lavoro di restauro che ho eseguito. Voglio dire subito che le parole generosissime con le quali sono stato introdotto devono essere sicuramente riferite più al professor Zeri che non a me, che sono, diciamo, più un modesto esecutore che non un insigne studioso quale il professor Zeri è. Credo che di dovervi, prima di illustrare con diapositive il lavoro vero e proprio di restauro, raccontare grosso modo, insomma, com'è andata questa storia molto curiosa che è stata il restauro della Cappella del Sancta Sanctorum in Laterano. Io ho lavorato, ho avuto la fortuna di poter lavorare ad Assisi nella Basilica di San Francesco per moltissimi anni e quasi tutti gli studiosi, che erano moltissimi, che venivano a vedere quei restauri, tutti parlavano della necessità di restaurare la Cappella del Sancta Sanctorum per tentare di capire qualcosa di più circa l'annoso problema critico sul quale vi intratterrà dopo il professor Zeri, della paternità del ciclo francescano d'Assisi, insomma di questa specie di dissidio Roma-Firenze, che non è semplicemente un fatto, come chiamarlo, da derby o di da derby calcistico o campanilistico, diciamo, ma è un fatto, come dire, criticamente di enorme importanza, forse l'ultimo grande nodo critico a essere rimasto irrisolto nella storia dell'arte italiana. E per cui mi era rimasta nella testa l'idea della necessità di restaurare Sancta Sanctorum, che detto così è una parola semplice, poi il farlo diventava complesso. Perché? Perché la Cappella del Sancta Sanctorum era irrimediabilmente chiusa, cioè nessuno poteva accedere a questa cappella. Allora, per una serie di circostanze casuali, sono venuto in contatto con i padri passionisti, che sono quelli che tengono il santuario dove è inserita la Cappella del Sancta Sanctorum, che è il santuario della Scala Santa, perché la Cappella del Sancta Sanctorum è l'ultimo elemento residuo della Roma medievale a essersi conservato integro per ragioni di devozione. Quando distrussero alla fine del Cinquecento, Papa Sisto V Peretti fece distruggere la gran parte di quello che restava della Roma medievale e in particolare il Palazzo Lateranense, l'unica cosa che conservò fu la Cappella del Sancta Sanctorum, e questa Cappella del Sancta Sanctorum venne raccordata a terra, perché è una cappella palatina per cui è posta in alto, venne raccordata a terra attraverso la Scala Santa. E ancora oggi, per accedere alla Cappella del Sancta Sanctorum, bisogna salire in ginocchio la Scala Santa, dopodiché si riesce a guardare dentro da una finestra con delle inferriate, da una piccolissima finestrella, si vede un po' di quello che c'è, e dopodiché non si rimane tutto chiuso lì. Rimane. Allora, parlando con i padri passionisti si dissero in qualche modo disponibili a poter fare questo restauro. Questo mi mise in condizione di potermi così mettere in giro per cercare qualcuno che finanziasse questo lavoro di restauro. Ho bussato a molte porte anche di importanti patrocinatori di iniziative di questo genere, mecenati, e però tutti mi risposero picche, perché nessuno sapeva cos'era questa cosa, e poi perché così c'era una certa diffidenza probabilmente. Finché bussai alla porta di un giovanissimo industriale di Parma, produttore del mitico Parmacotto, no? Il quale in 5 minuti mi disse di sì e che era onorato di poter partecipare a un'impresa di questo genere. Per cui, grazie a questa generosa sponsorizzazione di questo intelligente industriale che si chiama Marco Rosi, da Parma si è partiti per restaurare la Cappella del Sancta Sanctorum, che anche questo può essere un paradosso, insomma, ed è un segnale che poi la provincia è più un luogo dello spirito che non un luogo geografico, cioè perché appunto grandi industrie di livello nazionale mi avevano risposto qui. Per cui grazie anche al fatto che era ampiamente d'accordo che questo restauro venisse eseguito i Musei Vaticani, e in particolare il direttore generale dei Musei Vaticani, il professor Carlo Pietrangeli,
recentemente scomparso, cui voglio rendere omaggio perché era un uomo di straordinarie qualità umane e culturali, abbiamo cominciato questa grande impresa. E in effetti la prima volta che siamo entrati dentro, almeno che io sono entrato dentro la Cappella del Santa Sanctorum, è stato veramente un momento di grandissima emozione, perché mi sono trovato in pratica a entrare in un posto che era chiuso ermeticamente da 5 secoli, perché alla fine del 500 Santa Sanctorum venne chiuso completamente, e entrare in un posto che è ermeticamente chiuso da 5 secoli, insomma, dà una sensazione abbastanza straordinaria. Era un po' come entrare dentro, la piramide di Cheope per la prima volta, insomma, qualcosa del genere. Ecco, questo è un po' questa storia avventurosa, insomma, che è stato questo restauro. Detto questo, io direi di passare alle diapositive, se posso avere questa. Forse sarebbe opportuno spegnere qualche luce. Grazie. Ecco, questa era la cappella prima della rimozione delle ridipinture, perché la cappella si è salvata probabilmente perché era stata ridipinta agli inizi del Cinquecento, nel senso che quando Sisto Quinto Peretti decise, proprio perché era un luogo di straordinaria devozione, tenete conto che la Cappella del Santa Sanctorum è la cappella privata dei papi, ma è anche la cappella delle reliquie dei papi, per cui era il luogo della cristianità, è il luogo della cristianità che contiene alcune tra le più insigni reliquie della cristianità stessa, insomma, a cominciare appunto dall'immagine acheropita di Cristo, cioè dall'icona che sta dietro l'altare, dove acheropita vuol dire non dipinta da mano umana, cioè ovviamente dipinta da San Luca, un ritratto di Cristo dipinto da San Luca e portato, come vuole la leggenda, dagli angeli in volo direttamente da Gerusalemme. Dicevo, venne ridipinta agli inizi del Cinquecento, per cui Sisto Quinto Peretti, probabilmente, siccome la ridipintura non era, aveva riaggiornato dal punto di vista dell'arredo, chiamiamolo così, le immagini, ha deciso di non provvedere alla loro distruzione, perché probabilmente in altro modo avrebbe distrutto anche la parte superiore della decorazione e noi non avremmo trovato nulla sotto le ridipinture, come è accaduto in una zona del Sancta Sanctorum in cui in effetti Sisto Quinto Peretti ha fatto distruggere gli affreschi originali, facendoli sostituire con affreschi del proprio tempo, cioè della fine del Cinquecento. Mentre questi affreschi che si vedono sono affreschi che sono totalmente ridipinti, ma sotto avevano conservato appunto la decorazione di fine 200 assolutamente intatta, decorazione di fine 200 che noi sappiamo essere tale perché testimoniata dalle fonti, in quanto noi sappiamo tramite un cronista che si chiama Tolomeo da Lucca che la Cappella del Sancta Sanctorum ebbe dei gravi danni per un terremoto e venne fatta ricostruire a solo, cioè dal suolo, da Niccolò III Orsini, che fu papa dal 1277 al 1280, per cui questi dipinti, questa decorazione originale della cappella ha una data certa e abbastanza breve di iato d'anni, di passaggio d'anni, perché sono 3 anni, per cui è una data quasi assoluta. Ecco, questa era la cappella, guardiamo la prossima per favore. Ecco, vedete, sull'architrave della cappella campeggia questa grande scritta "Non est in toto sanctior orbe locus", perché i primi a dichiarare come luogo più santo della cristianità la cappella era proprio il clero regolare, cioè il papa, insomma, come cappella papale. Andiamo avanti. Ecco, vedete sempre la condizione di totale ridipintura, di totale illeggibilità critica della cappella. Andiamo avanti. Questa è la volta, totalmente ridipinta anch'essa. Andiamo avanti. Ecco, questo è un particolare a luce diretta di ridipintura. Andiamo avanti.
vediamo lo stesso particolare a luce radente che sotto mostra, vedete, dei disegni che sono niente di più e niente di meno che la pittura originale celata appunto da questa ridipintura di inizi Cinquecento. Ecco, noi abbiamo fatto precedere naturalmente la pulitura degli affreschi da un'osservazione molto ravvicinata dell'insieme per vedere appunto se si poteva capire quanto ci fosse stato sotto della decorazione originale, perché certo non ci si accinge a distruggere una ridipintura, pur essendo una ridipintura di scarso interesse storico, quando questa stessa ridipintura è molto antica, come era molto antica appunto la ridipintura di inizi Cinquecento della cappella. E a luce radente si vedeva che praticamente sotto c'era una grandissima parte della decorazione di fine 200 conservata. Andiamo avanti con la prossima. Ecco, vedete, questa è una stella e si vede che la ridipintura azzurra, dove la stella, che è una stella di ridipintura anch'essa, è caduta, cioè ha strappato il colore, sotto si vede l'azzurrite originale. Cioè noi eravamo in condizione di sapere che alla ridipintura azzurra sotto corrispondeva un originale di nuovo quasi azzurro, insomma leggermente alterato ma antico. Andiamo avanti. Questa si vede male, qui sotto a luce radente si vede la forma di una colomba. Questa era la ridipintura e di nuovo a luce radente noi eravamo in grado di vedere che c'era qualcosa sotto. Andiamo avanti ancora. Ecco, qui si vede un tassello di pulitura, vedete, questa è la decorazione originale che abbiamo riscoperto e questa era la ridipintura, per cui vedete la differenza enorme dal punto di vista, come dire, neanche si può dire stilistico, insomma, della pura immagine. Insomma, da una parte abbiamo un motivo antico con una colomba, una decorazione a ventaglio, dei fiori, e dall'altra abbiamo una specie di monocromo gessoso a candelabre, però come voleva il gusto di inizi Cinquecento, quando la decorazione è stata fatta. Andiamo avanti ancora. Ecco, questa è, vedete, l'originale e questa è la ridipintura. Sono immagini che si commentano da sole, non credo che abbiano bisogno di molte altre parole per illustrarle. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'immagine prima della pulitura, è l'episodio di San Nicola che incontra il vecchio malato che per ora la causa delle figlie, e alla notte San Nicola andrà a portare il sacchetto con le monete d'oro per fare la dote alle figlie del povero, come chiede appunto il povero. Questo è il povero, ovviamente questo è San Nicola. Questa è prima del restauro, vediamo la prossima. Questa è dopo il restauro, vedete, di nuovo un'immagine che si commenta da sola. Andiamo avanti ancora. Questo è il Cristo, perché la decorazione della cappella è strutturata in questo modo. Ci sono scene di protomartiri, ci sono i martiri di San Pietro e di San Paolo, poi i martiri di protomartiri, Lorenzo, Stefano, Agnese, e poi c'è una storia di San Nicola in funzione, come dire, di omaggio al nome del Papa che aveva commesso, che aveva allogato la decorazione, cioè che aveva ricostruito la cappella, cioè Niccolò III Orsini. E poi sulla parete sopra l'altare sono raffigurati i santi Pietro e Paolo che presentano a Cristo Niccolò III Orsini inginocchiato, il quale Niccolò III Orsini ha in mano il modellino della cappella del Sancta Sanctorum che appunto offre a Cristo. Nell'altra scena la parete è divisa in due parti. Nella prima scena San Pietro e San Paolo con Niccolò III Orsini, nell'altra scena c'è Cristo che in trono che fa un cenno di accettazione del dono di Niccolò III Orsini. Questa era la figura di Cristo prima del restauro. Andiamo avanti. Ecco, vedete, questa è la figura di Cristo dopo il restauro. Tratta di una pittura di straordinaria bellezza che credo che di nuovo non abbia bisogno di grandi commenti. Andiamo avanti ancora. Questa è la figura di San Luca sulla volta prima del restauro. Andiamo avanti. Questa è la figura di San Luca dopo il restauro. Vedete questo straordinario naturalismo per la fine del 200 di questa immagine, di questa gorgiera del toro, che è una gorgiera vera, insomma, questa espressione sempre del toro come un po' stupita di essere stato
come dire, rimesso al mondo, rimesso in luce dopo 5 secoli di buio. Andiamo avanti ancora. Questa è la figura di San Paolo prima della pulitura. La pulitura è stata fatta secondo le tecniche consuete che vengono normalmente usate nella pulitura dei dipinti murali in particolare. Qui ecco, voglio dire una cosa che una cosa di cui forse ci si dimentica spesso, cioè che il Vaticano è uno stato estero. E questo per dire che in Vaticano i lavori di restauro vengono seguiti in un modo molto diverso da quanto non accada in Italia. E a mio parere vengono seguiti in un modo anche un po' più, come dire, organizzato, ecco. Nel senso che tutte le operazioni che noi abbiamo fatto di pulitura venivano prima concordate a tavolino in riunioni con il professor Pietrangeli, il professor Mancinelli, che è stato il direttore dei lavori, anche egli prematuramente scomparso purtroppo, il restauratore capo dei Musei Vaticani, che era il professor Colalucci, Gianluigi Colalucci, il restauratore che ha restaurato la Cappella Sistina, poi c'ero io, si decideva a tavolino quello che si doveva fare, dopodiché con Gianluigi Colalucci si andava sul posto, si eseguivano insieme materialmente delle prove di pulitura, si discuteva su come farli, su quali materiali usare, dopodiché si partiva e si andava. Cioè c'era un rapporto di collaborazione più che di controllo, come avviene invece in Italia, che metteva tutti in condizioni di straordinaria sicurezza durante l'esecuzione del lavoro e devo dire, a mio parere, molto felice come tipo di organizzazione del lavoro. Allora, questo è San Paolo prima del restauro, andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo applicato della pasta di legno, vedete questa cosa bianca, con un solvente che si chiama carbonato d'ammonio, per dire una cosa che non è, ma insomma che può fare capire i non addetti ai lavori, una specie di ammoniaca. Andiamo avanti. Ecco, qui togliamo la pasta gelatinosa, la pasta di legno con il solvente e vedete che già la pasta è sporca. Nel frattempo questo solvente, che è rimasto a contatto con la pellicola pittorica per una ventina di minuti, ha rigonfiato la ridipintura. Andiamo avanti. Si passa con una spugna, vedete, questa è la zona da cui è stata rimossa la ridipintura, qui ancora c'è la ridipintura. Andiamo avanti ancora. Ecco, questa è la testa dopo la pulitura. Vedete la bellezza apollinea, insomma, di questa testa, una cosa di straordinaria bellezza. Andiamo avanti ancora. Ecco, questo è un dato conservativo che poteva essere sembrato per un geroglifico, in realtà questa è una terra verde che tende a alterarsi in questo modo a chiazze su questo fondo marroncino, per cui non è un disegno ma è semplicemente un fatto d'alterazione. Questo per dire che spesso nei dipinti antichi si vedono delle cose che possono sembrare appunto dei disegni ma che in realtà sono semplicemente fenomeni alterativi che non possono venire risarciti, nel senso che noi poi li abbiamo lasciati così come li abbiamo trovati, perché non potevamo andare certo a ridipingere di verde il fondo per ricompattarlo, questo naturalmente in omaggio a delle ovvie cautele di tipo storico-filologico. Andiamo avanti. Ecco, questo era uno dei santi, degli angeli che stanno sopra le scene e vedete che era in condizioni conservative molto, come dire, molto precarie. Questo per dire che sotto la ridipintura non è che abbiamo trovato sempre una pittura intatta o una condizione conservativa generale buona, insomma c'erano delle zone ben conservate, ma c'erano anche delle zone che erano piuttosto modestamente conservate come queste. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete questa specie di lanugine che sta sopra la testa dell'angelo, altro non sono che efflorescenze saline, cioè che sali che escono veicolati dall'acqua che escono dall'intonaco, quello che viene chiamato così gergalmente il salnitro. Andiamo avanti ancora. Ecco, questa era una zona con una vecchia stuccatura, andiamo avanti, che è stata rimossa e reintegrata, vedete, a tratteggi verticali per rendere riconoscibile la reintegrazione nostra dalla pittura originale. Andiamo avanti. Ecco, questa qui andiamo in una cosa di tecnica d'esecuzione che è una cosa abbastanza interessante, perché questi affreschi hanno una data 1277-80
che è una data di passaggio molto importante dal punto di vista non solo stilistico ma anche storico-tecnico, perché in questo momento comincia la pittura da fresco, comincia a diventare una pittura molto più dettagliata, molto più naturalistica ovviamente di quanto non fosse prima. Perché questo accada c'è una necessità anche di ordine tecnico, perché per farla accadere, per cui se fino a questo momento gli affreschi vengono fatti con enormi sezioni di intonaco dipinte tutte insieme, in questo momento le sezioni di intonaco cominciano a ridursi. Voi sapete che la pittura fresca è quella che si fa sull'intonaco fresco, per cui diciamo che per poter dipingere su un intonaco fresco una grande sezione di intonaco bisogna andare molto rapidamente, tanto più la sezione è piccola, tanto più diciamo puoi entrare nel dettaglio perché hai meno superficie da dipingere, quindi sei in condizione di poter controllare meglio i tempi di essiccamento dell'intonaco. Ecco, nella Cappella di Santa Sant'Oro noi assistiamo a una riduzione, a una prima riduzione delle cosiddette pontate che cominciano a diventare giornate, cioè a seguire il disegno, diciamo, dei dipinti che si va ad affrescare. Ecco, vedete qua Luce Radente, come la giornata segue il braccio della croce riversa del martirio di San Pietro e scende di qua. Andiamo avanti ancora. Ecco, qui vedete che sempre la giornata segue, entra e occupa questi piedi, poi scende, e qui c'è un dato curioso, vedete il fondo grigio, perché l'azzurro non veniva mai dipinto con l'azzurro in prima battuta, ma prima veniva messo un fondo grigio oppure rosso e poi veniva messo sopra l'azzurro, questo per poter risparmiare in danaro, perché l'azzurro era un colore molto costoso, perché era quando lapislazzulo tritato o quando azzurrite tritata, cioè due pietre preziose, allora per poterne usare meno venivano messi dei colori di fondo, e qui usano due colori diversi, vedete qui c'è un grigio più chiaro e qui un grigio più scuro, e questo consente di leggere l'andamento della giornata, della sezione di intonaco, insomma. Andiamo avanti. Qui a Luce Radente vediamo un altro elemento, diciamo, di novità, perché vedete che si vedono le strie, diciamo, vengono disegnate, l'andamento prospettico, questo qui è il modelletto della Cappella del Santa Sant'Oro, una foto molto ingrandita, e si vede che ha un andamento prospettico, per cui in questa pittura di fine anni 70 del 200 comincia a esserci un ragionamento sulla prospettiva, che comincia a essere un ragionamento, diciamo, razionale, pur se irrazionale va messo fra virgolette, perché per arrivare a una vera prospettiva razionale bisognerà aspettare molti decenni ancora, insomma. Andiamo avanti. Qui andiamo avanti ancora perché la diapositiva è poco leggibile. Ecco, qui si vede un particolare con una battitura di un filo, cioè questo qui era il modo con il quale nella pittura a fresco si ottenevano le ortogonali, cioè si impregnavano delle corde di un colore, poi si tiravano queste corde come si tira la corda di un arco, e si facevano sbattere contro il muro in modo da avere delle linee diritte e continue, e essere sicuri che queste linee diritte continue fossero anche tra di loro ortogonali, cioè perfettamente verticali e perfettamente orizzontali. Andiamo avanti. Ecco, qui di nuovo vedete come loro facevano i disegni incidendo l'intonaco e anche comprimendo l'intonaco per riuscire a dipingere meglio da fresco. Andiamo avanti. Qui c'è un'incisione che segnala il limite, delimita, diciamo, la zona da dorare. Vedete, ci sono due incisioni, una qua e una qua, questa e questa qui. Questa è la testa del Cristo che guarda il martirio di Santo Stefano. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è una cosa abbastanza interessante dal punto di vista formale, perché questi pittori, l'architettura della cappella è firmata, ed è firmata, dice, Magister Cosmatus fecit hoc opus. Ecco, questa architettura bellissima, che è un'architettura la cui evidente richiamo all'architettura antico romana mi sembra inutile sottolineare, le dorature sono dorature settecentesche che noi abbiamo lasciato, ma vedete questo motivo a dentelli ovoli è sicuramente una cosa antico romana, viene copiata, andiamo avanti, viene copiata in pittura dai pittori del Santa Sant'Oro, ma anche qui con
una cosa piuttosto ardita per la fine del 200, cioè fanno una cornice perfettamente naturalistica a motivi classici, vedete, che riprende in modo illusionistico in pittura la cornice vera in architettura. Questi sono fatti piuttosto inediti per questo momento e danno anche il senso del carattere di straordinaria novità di questo tipo di pittura, di cui appunto vi parlerà dopo da par suo il professor Zeri. Andiamo avanti. Ecco, qui si vedono sempre nel dettaglio delle cose curiose, tipo questa pennellata. Si vede anche come diciamo la pittura poi si faccia con le mani e si faccia con dei materiali. Vedete l'andamento delle strie del pennello, le incisioni per fare questo motivo cosmatesco, cioè questo aspetto proprio, come dire, della dura fatica del lavoro, che in qualche modo si inverava poi in forme più o meno sublimi, ma il lavoro c'era e certo non era un lavoro semplice dal punto di vista esecutivo. Andiamo avanti. Ecco, di nuovo vedete questa pennellate molto spesse di calce. Qui vedete sul fondo un motivo, diciamo, prospettico abbastanza naturalistico, questo soffitto cassettonato, anche questo un esempio di conoscenza diretta della cultura antica. Andiamo avanti. Dell'architettura antica, certo, non facevano fatica, erano a Roma. Roma era colma ancora di rovine, la è ancora oggi, dico, per cui immaginate cosa poteva essere Roma alla fine del 200. Di nuovo vedete le pennellate di questo fiore, vedete come è costruito con una rapidità e con una franchezza esecutiva assolutamente straordinaria. Vedete, sono pennellate, 5 pennellate di rosa, poi riaggiustate con dei pallini di calce, ma c'è una sicurezza esecutiva assolutamente stupefacente. Andiamo avanti. Ecco, questo ad esempio è la foto a luce radente del Papa di Niccolò III Orsini. A parte le caratteristiche di ritratto che questa testa ha, di nuovo vedete come quanta materia c'è su questi dipinti, che invece fotografati a luce diretta, questa è una foto a luce radente, fotografati a luce diretta invece non compare assolutamente. Ma in realtà questa foto a luce radente, come la prossima, andiamo avanti, che è sempre a luce radente la figura di Cristo, danno conto di una notevole mole di lavoro per poterla eseguire, cioè non di una cosa dipinta con facilità, ma dipinta in modo, come dire, puntiforme, linea per linea, con un'attenzione straordinaria, e dà conto ovviamente anche della difficoltà esecutiva di queste cose e della straordinaria bravura di questi pittori. Andiamo avanti. A luce radente vedete quella, la colomba di cui avevo parlato all'inizio, che si vedeva a luce radente sotto l'area di pintura cinquecentesca. Andiamo avanti. Ecco, questo sono i vari modi di esecuzione dei vari pittori che lavorano nella Cappella del Santa Santorum, che sono circa 3 o 4. Ecco, vedete, questo ha un modo molto siglato di dipingere per strie molto ben definite, e naturalmente vedete anche la bellezza straordinaria della pittura. Andiamo avanti. Questo è un pittore invece più diverso, più, diciamo, che tende più a dipingere in modo sfioccato, in modo diciamo confondendo tra loro le varie pennellate, con un effetto quasi da ritratto del Fayum, un effetto di naturalismo un po' caricato, insomma, questa donna molto paffuta e un po' ilare dal punto di vista così della presentazione. Andiamo avanti. Ecco, questo è il padre delle tre figlie che perora la propria causa presso San Nicola. Vedete, qui viene usata la pittura è quasi monocroma e viene usata la calce, vedete, in funzione proprio con spessori molto grandi e in modo puntiforme. Andiamo avanti. Questa invece è la figura di Cristo, che è veramente sublime, insomma, è un dipinto di una bellezza assolutamente stupefacente, insomma, e di grande compostezza anche esecutiva. Questo potrebbe essere probabilmente il maestro principale. Non è detto che il più bello sia sempre il maestro principale, fra l'altro, però certamente è il pittore di maggior qualità. Andiamo avanti ancora. Ecco, questa è una foto generale della scena. Vedete Cristo fra gli angeli in trono,
che fa vedere come quando i pittori di Niccolò III Orsini si sono accinti a decorare le pareti della cappella abbiano pensato la decorazione come a una casa antico romana da cristianizzare, cioè questi fondi rossi che voi vedete sono fondi tipici della pittura antico romana e tipici della pittura pompeiana. Naturalmente qui è una Pompei ante litteram, perché Pompei venne scoperta nel Settecento, mentre questi dipinti sono di 500 anni prima. Però evidentemente, come dicevo prima, Roma doveva essere piena di ville antico romane scoperchiate sulle quali poter vedere appunto la, la pittura antico romana e non solo vederla ma misurarcisi. Ecco, in pratica questi pittori hanno, torno a dire, cristianizzato una villa antico romana, per cui i motivi decorativi, vedete, questo motivo a ventaglio, questo motivo del fiore, questi motivi gialli che probabilmente voi non riuscite a leggere, dovete fidare, ve lo dico io, ma è vero, in realtà sono due delfini che si attorcono la coda qui sopra dove termina il cerchio, per cui il motivo del delfino è un motivo classico per eccellenza. E in pratica loro hanno appeso come un arazzo, come un tappeto cristiano su cui hanno messo la figura di Cristo tra gli angeli. Andiamo avanti ancora. Ecco, vedete, questo vaso è proprio una cosa assolutamente antica, proprio un motivo decorativo antico, tardo antico, con i fiori che beccano l'uva, vedete, con gli uccelli che beccano l'uva, vedete qua. Andiamo avanti. Ecco, vedete che addirittura nei motivi aracemi mettono dentro, quasi come fosse una decorazione grottesca, mettono dentro una testina di fauno. Cioè, questo è proprio un pretesto decorativo, è una cosa di cui la pittura antico romana, sono cose di cui la pittura antico romana è colma, non certamente la pittura italiana di fine 200. Andiamo avanti. Ecco, vedete quel particolare che aveva detto dell'uccellino, però sembra un merlo visto di qua, anche se è difficile che poterlo battezzare, che becca l'uva, vedete, anche questo è un fatto di naturalismo straordinario, ma assolutamente di derivazione acclamata, tardo antica. Andiamo avanti. Ecco, qui una delle cose che abbiamo trovato durante l'esecuzione di questo restauro, perché non c'è occasione, diciamo, migliore per poter capire gli aspetti esecutivi delle opere d'arte di quella di stare sui ponteggi per molti mesi, anzi in questo caso non siamo stati circa 3 anni a lavorare qua, come dire, viso a viso con le pitture. Ecco, ci siamo resi conto che anche qui alla Cappella del Santa Sanctorum, come in molti altri casi di decorazioni medievali, i pittori per dipingere usavano delle sagome, cioè in pratica, vedete, usavano come delle figure, dei cartamodelli, delle figure disarticolate che montavano di volta in volta con, diciamo, degli atteggiamenti diversi per poter avere questo, una proporzione sempre identica all'interno della decorazione. Questo noi l'abbiamo visto per delle figure di, non so, queste figure che adesso vedremo. Andiamo avanti. Ecco, vedete, questa testa, che è la testa del Santo Lorenzo martirizzato, ha la stessa identica sagoma, andiamo avanti, di questa testa che è la testa del San Pietro crocifisso a testa in giù, per cui la vedete giusta, non è capovolta la diapositiva, e vedete qui come proprio esista il segno di una sagoma che poi loro non hanno rispettato aggiungendoci i capelli. Ma la dimensione è assolutamente sovrapponibile. Andiamo avanti. La stessa dimensione assolutamente sovrapponibile abbiamo nella testa di Santo Stefano lapidato. Ecco, l'aspetto singolare è che queste tre teste sembrano diversissime l'una dall'altra. In realtà il disegno, la forma è assolutamente identica, il risultato estetico è completamente diverso. Perché? Perché evidentemente una delle cose a cui badavano era quella di usare delle sagome identiche, delle forme identiche, ma poi di dipingerle in modo diverso l'una dall'altra, magari facendole dipingere da pittori appunto che non erano gli stessi all'interno del cantiere, per poter avere da una parte la certezza di mantenere un'unità proporzionale e dall'altra di non avere
la fissità iconica, la continuità iconica tipica della pittura bizantina, che proprio in questo momento è la pittura da abbandonare, pur non rinnegandone certamente l'importanza e la possibilità, diciamo, di influenze. Cioè ci si sta allontanando in qualche modo dalla pittura bizantina in questo momento, tant'è vero che c'è la famosa frase di Cennino Cennini che, parlando di Giotto, dice: rimutò l'arte del dipingere di greco in latino e ridusse al moderno. Cioè si sta in questo momento rimutando l'arte del dipingere di greco in latino, fin quando non arriverà Giotto, che la farà diventare una lingua completamente autonoma e in questo senso moderna. Andiamo avanti. Ecco, questa è la figura del carnefice che decolla San Paolo. Vedete, anche qui c'è questo aspetto, questa spada gigantesca e questo atteggiamento come di sgomento del carnefice, quasi di immediato pentimento per aver compiuto un gesto clamorosamente ingiusto su una figura di santo. E anche questo è un fatto abbastanza inaspettato, insomma, in una pittura di fine 200, cioè questa attenzione alla descrizione fisionomica. E vedete com'è fatto l'abito e come sono messe le gambe. Andiamo avanti. Ecco, questo abito è lo stesso che troviamo qui, solo rivoltato. Ed è anche questa una cosa abbastanza divertente, insomma, curiosa. Non è solo una cosa curiosa, però, perché è una cosa che ha poi delle componenti, diciamo, che vanno al di là del semplice artificio meccanico di riproduzione, perché questa cosa delle sagome è, insomma, un po' una scoperta abbastanza importante dal punto di vista della storia delle tecniche. Andiamo avanti. Ecco, vedete che dal punto di vista sempre delle sagome, vedete come il disegno di questo sbuffo della veste dell'angelo fosse stato fatto, il disegno è in rosso, lo vedete qui sotto, fosse stato fatto qui, poi con la calce hanno continuato e lo hanno portato più in là. Questo per dire che loro facevano dei disegni, ma poi naturalmente cercavano anche di modificarli un po' proprio per non farli sempre uguali, insomma. Facevano delle sagome, diciamo, sempre simili, ma poi le modificavano in corso d'opera per renderle diverse. Andiamo avanti. Ecco, qui siamo arrivati all'ultima parte della decorazione, che è il mosaico. E pensate che questo mosaico, prima che noi lo pulissimo, era talmente illeggibile, cioè talmente annerito dalla polvere, che aveva una datazione che svariava dall'VIII secolo al XIII secolo, proprio perché praticamente non si vedeva niente. Questa è una foto fatta con grandi luci, però vedete che l'aspetto è molto grigio. Andiamo avanti. Ecco, questa è prima la parte pulita e la parte sporca. Vedete l'illeggibilità completa, insomma, della parte sporca. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è una zona, vedete, che era caduta, che abbiamo stuccato e poi inciso in gesso a finte tessere per riportarla poi con la reintegrazione a unità formale col resto. Andiamo avanti. Ecco, questo è uno degli angeli straordinari che poi sono vittorie antico romane, insomma, anche queste di nuovo usate come angeli. Questo per dimostrare la continuità, insomma, che in questa cappella viene appunto dichiarata in modo così evidente fra l'antico e il moderno di allora, ovviamente. Andiamo avanti. Ecco, questo è il Cristo dopo la pulitura. Andiamo avanti. Questo è il particolare della figura di Cristo dopo la pulitura. E qui c'è una cosa da dire, cioè questo uso di queste tessere così piccole, che anche questa è una cosa abbastanza curiosa e che segnala la grande attenzione con la quale il mosaico è stato fatto, perché voi tutti possono capire che con più sono piccole le tessere, con più le variazioni chiaroscurali da illustrare possono essere condotte a termine, perché se io ho una serie, diciamo, 5 cm di tessere con due tessere, posso fare una tessera bianca e una rosa, mentre se io ne ho 5 cm di tessere da mettere in opera con 50 tessere, posso andare dal rosa scuro fino al bianco con un numero notevolissimo di tessere e avere una gradualità dei trapassi coloristici infinitamente maggiore che non nel primo caso. Ecco, questo appunto segnala l'attenzione e anche la qualità con la quale è stato eseguito questo mosaico bellissimo. Andiamo avanti. Ecco, questo è
vedete questo mosaico dopo la pulitura, dipinto quasi in modo impressionistico, eseguito quasi in modo impressionistico, mi è venuto di dire dipinto proprio perché sembra quasi una pittura più che un mosaico, anche questo dichiaratamente antico, di come dire, di modello culturale. Andiamo avanti, ecco, e questo altrettanto, sono anche queste immagini che si commentano da solo, data la bellezza stupefacente delle, dei mosaici stessi. Andiamo avanti, ecco, questo è il modellino della cappella del Sancta Sanctorum che Papa Niccolò III Orsini dona al Papa, e vedete, a parte la verosimiglianza prospettica, insomma, vedete anche la, così, la grazia di questa immagine, con la quale concludo questa mia comunicazione, ringraziandovi dell'attenzione. Senti che c'è per terra il mio bastone. Ah. Di non inciampare, prego. Comincio subito. Bene, ringraziando il professor Zanardi, cedo subito il microfono al professor Zeri per la sua comunicazione. Sì. Se abbassiamo le luci. Generalmente, nella opinione corrente si pensa che la cattedrale di Roma sia San Pietro in Vaticano, e questo non è esatto. La cattedrale di Roma è stata sempre ed è San Giovanni in Laterano, ed è accanto alla Basilica Lateranense che risiedevano i papi. Il grande enorme edificio patriarchio, il patriarchio che era la residenza papale, era stato lungamente sottoposto a modifiche, ad accrescimenti, a decorazioni, ad abbellimenti, e si era conservato in condizioni più o meno buone sino alla fine del secolo XVI, quando Papa Sisto V, non si sa bene per quale ragione, volle demolirlo, radere dal suolo. E si salvarono da questa demolizione totale, radicale, soltanto due cose: la chiesa, la basilica di San Giovanni in Laterano, che non fu toccata ma venne distrutta più tardi, e la cappella del Sancta Sanctorum, sulla quale non si osò far lavorare il piccone demolitore, in quanto era considerata la cappella privata del Papa, era la cappella privata del Papa, ma soprattutto era considerata qualche cosa di straordinario a causa della quantità di reliquie importantissime che vi erano conservate. La cappella del Sancta Sanctorum fu praticamente lasciata intatta, fu soltanto raccordata al nuovo livello stradale attraverso la cosiddetta Scala Santa, cioè la scala marmorea portata a Roma da Sant'Elena, la madre di Costantino, messa in uno degli edifici vicino al Laterano. E questa scala fu smontata, fu spostata e serve oggi di raccordo fra il piano stradale e il livello del Sancta Sanctorum. Naturalmente gli scalini che voi vedete oggi non sono quelli della Scala Santa, che sarebbero consunti dal continuo strofinio con le ginocchia dei fedeli, ma sono degli scalini del secolo XVI, sotto i quali è considerata l'antica scala, che secondo la tradizione sarebbe quella del pretorio di Gerusalemme, che Cristo avrebbe salito l'ultima notte prima della sua crocifissione. Il Sancta Sanctorum fu lasciato intatto, ma fu sottoposto a modifiche, soprattutto per quello che riguarda la parte ad affresco. Il professor Zanardi vi ha mostrato ampiamente l'estensione e il tipo di questi rifacimenti. Purtroppo alcune figure sotto una serie di archetti furono spicconate e ridipinte alla fine, all'epoca di Sisto V, ma per il resto gli affreschi non furono toccati, furono soltanto ammodernati. Già erano stati ammodernati una prima volta, credo, alla fine del 400, all'epoca o di Papa Cibo o di Papa Borgia, ma non furono spicconati, mentre chissà mai quanti chilometri quadrati di mosaici, di affreschi e di decorazioni furono distrutte senza pietà nell'antico Palazzo Lateranense.
è molto curioso che la distruzione del Palazzo del Laterano, che era la residenza del capo della Chiesa Cattolica, sia avvenuta all'incirca negli stessi anni in cui a Costantinopoli veniva demolito il Palazzo Imperiale. Palazzo Imperiale che, in cattive condizioni, è vero, si era tuttavia conservato anche dopo la caduta della città in mano ai turchi ottomani nel 1453, che Maometto II non aveva fatto demolire, non aveva fatto toccare, ma che fu invece raso al suolo senza pietà da Solimano il Magnifico, e a distanza di pochi anni dalla demolizione del Laterano. E anche in quel caso la demolizione lasciò salvi due edifici. Uno, la chiesa di San Sergio e Bacco, che fu trasformata in moschea, la chiesa che era stata di Giustiniano e di Teodora, e l'altra, la chiesa di Santa Sofia, che diventò anch'essa moschea. Fu provvista di minareti, ma non fu demolita, anche nelle decorazioni musive, che semplicemente vennero ricoperte di calce. Quindi c'è una specie di parallelo. Non dimenticate che il Palazzo Imperiale di Costantinopoli era la sede dell'imperatore, che praticamente era il vero capo della Chiesa ortodossa. Le nomine le faceva lui, né la Chiesa aveva nessuna voce in capitolo per quello che riguardava la nomina dell'imperatore stesso. Tutte quante le grandi controversie circa il culto, circa il culto delle immagini, per esempio, gli ultimi grandi concili per secoli erano tutti avvenuti all'interno del palazzo, che era una specie di palinsesto, del quale però noi conosciamo, a differenza del Laterano, esattamente la consistenza, la successione delle sale, persino le loro misure, per cui graficamente possiamo ricostruirlo. Ahimè, sono perse le stupende decorazioni a mosaico e sono soprattutto partiti i marmi preziosi che lo ornavano e che sono serviti a costruire i nuovi edifici della Istanbul ottomana. Quando alla fine del secolo scorso si cominciò a parlare del Sancta Sanctorum, tutti erano molto curiosi di sapere cosa fosse restato di questo edificio importantissimo, ma l'unica cosa che si poté fare fu di fotografare, lo fece una ditta fotografica, Linario Anderson, il mosaico della parte inferiore. Il Sancta Sanctorum praticamente è diviso a due livelli, c'è una parte inferiore separata da due colonne di porfido che adesso vedremo e che già ha mostrato Zanardi, e all'interno della quale c'era la celeberrima immagine del Cristo Redentore non dipinta da mano umana, oltre poi le reliquie importantissime che erano conservate in un armadio in legno di cipresso. Nel nostro secolo poi i reliquari furono aperti, le reliquie sono rimaste al Sancta Sanctorum, ma i reliquari importantissimi che datano di varie epoche sono passati alla Biblioteca Vaticana, dove sono in gran parte almeno esposti. Sono dei reliquari di importanza eccezionale, e per quantità e per qualità. Però le reliquie sono rimaste nel Sancta Sanctorum, che è rimasto sempre inaccessibile. Quando io sentii dire che il Sancta Sanctorum veniva restaurato, sono rimasto molto scettico, perché pensavo che fosse un restauro esterno, un'incipriatura, diciamo, ma che nessuno osasse mettere le mani all'interno del Sancta Sanctorum. Ma invece non è avvenuto così, è stato possibile pulire gli affreschi, e Zanardi vi ha mostrato ampiamente l'opera da lui compiuta, opera molto delicata e molto difficile, io direi, e anche molto paurosa, perché se lì si fosse sbagliato si sarebbe attirato il capo restauratore gli strali infiniti e intossicati di una quantità di critici. Il lavoro è semplicemente stupefacente. Io quando l'ho visto finito la prima volta sono rimasto sbalordito, perché a parte alcune zone della volta dove i simboli dei quattro evangelisti hanno subito gravi danni a causa di infiltrazioni di umido, cosa d'altronde inevitabile dopo sette secoli, in gran parte gli affreschi sono conservati in modo stupefacente, e soprattutto le parti più importanti hanno un'epidermide, una pelle di una freschezza sbalorditiva. Quando si toccano con le mani non si crede al proprio senso del tatto, perché sembrano cose addirittura di carta patinata. Sono veramente un esempio straordinario di affresco medievale ben conservato, e questo in parte è dovuto al rifacimento che c'era sopra.
che generalmente questi rifacimenti o hanno distrutto ciò che c'era sotto o l'hanno conservato in modo perfetto. La seconda ipotesi è quella che è avvenuta al Sancta Sanctorum. Cosa caratterizza questo interno? Vi ha fatto vedere Zanardi e ve lo faccio vedere anch'io, vi faccio vedere la prima. Speriamo che siano in ordine queste fotografie. What happens? Uno spirito cattivo ha tolto le diapositive. Comunque la parte inferiore, come gran parte dell'edificio, nella zona, diciamo, a livello della Cheropida, è caratterizzato da un fortissimo senso classico. Oddio, che è successo? State messe sotto sopra? Ecco, voi vedete qui una di quelle colonne di porfido che sono proprio all'altezza della cappella dove si conserva l'immagine non dipinta da mano umana. Ciò che stupisce è innanzitutto la qualità del porfido. Voi sapete che il porfido era una pietra riservata all'imperatore. Un privato non poteva avere oggetti di porfido in casa. Già nella storia Augusta si narra come Marco Aurelio, recandosi una sera a cena da un amico, vedesse degli oggetti in porfido e gli dicesse: tu sei mio amico e te la passi bene, ma se tu non fossi mio amico te la passeresti molto male, perché il porfido era considerato pietra imperiale. E questi porfidi del Laterano, le due colonne, sono di una grana di eccezionale qualità. Io sono un grande amante del porfido e l'ho studiato a lungo. Il porfido veniva dall'Egitto, dal Mar Rosso, dal Mons Porphyreticus, e questi porfidi qui del Laterano sono di eccezionale qualità, devono essere stati tolti da un importantissimo edificio imperiale. Un'altra cosa molto interessante però è che il capitello è dorato. Ora, noi siamo abituati a vedere i capitelli degli edifici antichi bianchi, i capitelli erano tutti dorati. Non esisteva il bianco delle basi dei capitelli, erano coperti di un oro disposto a vernice. E a parte queste due colonne del Sancta Sanctorum, l'unico edificio che io conosca nel quale i capitelli siano ancora dorati è la chiesa della Natività a Betlemme. La chiesa costruita da Costantino e rifatta da Giustiniano. Lì i capitelli sono ancora dorati e hanno la loro doratura originaria, benché annerita. Notate che il colore del capitello dorato e del porfido è il colore che è rimasto come simbolo della città di Roma. È il rosso-giallo, voi della squadra di calcio del Roma. È il vecchio colore che si è tramandato. E tutta la parte inferiore, sia nel pavimento cosmatesco, di tipo cosmatesco, sia nei mosaici all'interno della cappella, mostra una straordinaria qualità che però, secondo me, non ha nulla a che fare con gli affreschi dell'ordine superiore. È un'altra maestranza più antica, probabilmente della stessa famiglia dei cosmati. Vi ha già mostrato Zanardi una parte di questi mosaici, mosaici che rappresentano nella volta il Cristo dentro un clipeo sorretto da quattro angeli, e poi in alcune lunette San Pietro, San Paolo, Santo Stefano, San Lorenzo, San Nicolò, il protettore del Papa, e Sant'Agnese, che è una delle grandi sante romane. Sono i santi a cui poi sono dedicati gli affreschi della parte superiore. Io volevo mostrarvi qui, avanti per favore. Ecco, vedete qui il clipeo con il Redentore benedicente dopo il restauro. Restauro che è stato eseguito con grande abilità, secondo me, perché non si sono usate sostanze violente, si è proceduti proprio alla spolveratura dei mosaici, che sono riapparsi in tutta la loro bellezza, in tutta soprattutto la loro finezza. Ma a mio avviso qui c'è una maestranza, la quale è di una o due generazioni più antiche di quella che ha eseguito gli affreschi, almeno come educazione più antica. La cosa curiosa, e ve lo mostrerò dopo, è che in questo clipeo il Cristo guarda alla nostra destra, cioè lui guarda verso sinistra. È un dettaglio molto curioso, vi spiegherò dopo il perché. Perché
gli occhi di Cristo hanno un preciso riferimento a quello che è il modello dell'effigie cristologica durante il Medioevo, ma di questo parleremo a suo tempo. Guardiamo piuttosto avanti. Ecco, vedete? Gli occhi guardano verso destra, cosa molto curiosa. Notate che i mosaici sono eseguiti con pietre finissime, spesso delle pietruzze sottili, non sono del tipo di mosaico che noi siamo abituati a vedere a Ravenna o anche a San Marco di Costantinopoli, sono dei mosaici di un altro tipo tecnico. Avanti. Ecco, qui nelle parti meno importanti le pietre si allargano e la qualità è meno intensa, si sente che c'è un capo bottega con le maestranze che l'aiutano, con i suoi allievi. E io credo che questa è roba che possa riferirsi, avanti, all'ambiente dei cosmati. Avanti. Ma la cosa più importante invece è nella parte superiore. Questa è una diapositiva che già vi ha mostrato Zanardi ed è di straordinario interesse e mostra il Redentore, il quale sta accogliendo da Papa Nicolò III Orsini il modello del Sancta Sanctorum che il Papa ha fatto costruire. Il Papa è assistito dai due grandi santi di Roma, San Pietro e San Paolo, e il Redentore è rappresentato in trono. Qui c'è da fare una quantità di osservazioni. Notate che in questo caso il Cristo guarda alla nostra sinistra, cioè guarda verso destra. Perché? Perché questa è l'immagine corretta della figura del Redentore durante il Medioevo. Come nasce l'immagine di Cristo nel Medioevo? Nasce da una leggenda molto curiosa. Il re della città di Edessa, che era la capitale di un piccolo stato cuscinetto fra l'impero romano e l'impero dei Parti, mi sembra che si chiamasse Losroene, fra l'altro in questa città io ci sono andato, si chiama Urfa al giorno d'oggi ed è di un estremo interesse anche dal punto di vista dei monumenti sacri. Il re di Edessa desiderava avere un ritratto del Redentore. Fu mandato un pittore da Gesù Cristo e Gesù Cristo si rifiutò di farsi ritrarre. Mentre stavano parlando, il caldo era intenso e il Redentore chiese un asciugamano per asciugarsi il viso. Asciugatosi il viso, il pittore si accorse che l'immagine del volto di Cristo era rimasta impressa sul tessuto. Il tessuto fu portato ad Edessa, dove il re lo fece incorniciare e il quadro così ottenuto fu messo dentro una nicchia sulla porta principale della città, come salvaguardia per respingere i nemici. Dopo un po' di tempo però, questo mandilion, come veniva chiamato, cioè questo asciugamano, c'era il rischio che qualcuno se lo portasse via di notte. Non solo furono messe delle guardie, ma la nicchia quadrata con il mandilion fu coperta da un grande mattone. Dopo anni, dovendosi restaurare l'insieme, tolto il mattone, si accorsero che l'immagine del mandilion si era stampata alla rovescia sul mattone stesso. Quindi sia il mandilion, che era l'immagine originaria, che il keramos o keramios, che era l'immagine sul mattone, vennero considerate come due reliquie importantissime e furono a un certo momento trasportate a Santa Sofia di Costantinopoli, dove erano considerate fra le reliquie più importanti. Naturalmente, mentre nel mandilion il Cristo guardava la propria destra, e come guarda in questa immagine, nell'immagine del mattone che era sovrapposta guardava verso sinistra. E da questi due prototipi bizantini nascono tutte le icone del Redentore del Medioevo, che sono generalmente nel senso corretto, cioè il Cristo guarda alla propria destra. Quelle che guardano alla propria sinistra sono molto rare e la più famosa si trova oggi nella città francese di Laon, nella cattedrale, un quadro di dubbia origine. Alcuni pensano che sia una cosa d'ardo bizantina, cosa che io non credo. Altri pensano invece che sia una icona giunta in Francia dall'Europa orientale, probabilmente da una zona slava. Comunque, nell'affresco del Sancta Sanctorum, il Cristo guarda verso la propria destra ed è rappresentato di fronte. Perché è rappresentato di fronte? Perché la divinità nel Medioevo deve essere rappresentata soltanto di fronte,
come può essere rappresentato soltanto di fronte il suo equivalente terreno, l'imperatore. Voi trovate nelle monete bizantine, dopo un certo periodo in poi, l'imperatore che è sempre frontale. E la stessa cosa avviene nel Cristo. Coloro che non sono né il Redentore né il suo equivalente terreno, cioè l'imperatore romano, non possono essere rappresentati di fronte. Anzi, ci sono delle esclusioni, non possono nemmeno essere rappresentati di profilo, perché il profilo ha dei connotati pagani. Dei connotati pagani, in quanto gli imperatori romani che avevano perseguitato il cristianesimo sono sempre rappresentati di profilo nelle monete. Quindi il profilo riprende soltanto con l'ondata, diciamo così, laica, per modo di dire, di Federico II, ma prima non lo troveremo mai. L'immagine dei santi, anche più importanti, o delle persone della Chiesa, è sempre di tre quarti, non sono né di fronte né di profilo. Il Cristo poi, notate, che fa un gesto con la mano destra, con la sua mano destra, che è un gesto con la mano aperta. Ora, la gestualità delle pitture medievali, il significato gestuale, è un linguaggio che è andato perso. Soltanto adesso, in questi ultimi anni, sono incominciati degli importanti studi in Francia, negli Stati Uniti, in Israele, per leggere cosa vogliono dire questi gesti. Il gesto della mano distesa aperta verso la destra è un gesto di benevola accoglienza. Questo significa che il Redentore sta accogliendo con benevolenza, non dico con piacere, il dono che gli sta facendo il Sommo Pontefice, cioè la Cappella del Sancta Sanctorum. Questi gesti hanno spesso delle variazioni minime, in base alle quali, sapendole leggere, cosa che non si riesce più a fare, si riuscirebbe a capire quella che è, diciamo, l'intonazione psicologica dei personaggi che seguono il gesto stesso. Per dare l'idea del dolore, ad esempio, nella pittura medievale c'è un'immensa gamma di gesti che va dalla tristezza al dolore con le lacrime, alla disperazione, al totale annientamento di se stessi. È tutto un registro che soltanto negli ultimi anni si è incominciato a scavare. E si evitano così dei gravi errori di lettura. Io ricorderò sempre l'errore che ho sentito a proposito di una scultura che si trova nella Basilica Inferiore di Assisi, dove entrando sulla destra c'è un grande sepolcro in cui si vede la statua della Vergine col bambino in piedi, la Madonna, e accanto c'è un re seduto con una gamba accavallata sull'altra. Io ho sentito dire, evidentemente ha rappresentato il re molto stanco che stava riposandosi, cosa assurda, perché nessuno poteva mettersi a sedere per riposarsi davanti all'immagine della Madonna, sarebbe stata una cosa empia. Quel gesto, in quella determinata epoca, in quella determinata società, cioè una gamba sull'altra accavallata sul ginocchio, rappresenta soltanto il potere nell'esercizio delle sue funzioni, quindi ha un significato molto preciso. Ed è un gesto che si ritrova molte volte nei codici a sfondo legale. Quindi è il re il quale, assistito dalla Vergine, sta eseguendo le sue funzioni, il principe o il re che sia. Bisogna stare molto attenti a dare un'interpretazione alle pitture medievali se non si conosce esattamente cosa vogliono dire i gesti, che hanno delle variazioni spesso minime. E accanto al Cristo, in questo naturalmente il Redentore è qui proprio rappresentato come un imperatore nel trono marmoreo, assistito dai due angeli, ma i quali sono tutti e due in atto di adorazione. Vedete che hanno una mano alzata, quello è proprio un atto di estremo rispetto, di adorazione, che si può usare soltanto appunto per Cristo o per l'imperatore. C'è tutto il rituale imperiale che si ritrova uguale poi nel rituale delle immagini. L'imperatore non poteva essere mai toccato e non poteva ricevere oggetti toccati da mano umana, quindi bisognava offrire gli oggetti avvolti in un panno di lino bianco. La stessa cosa avviene spessissimo ancora nel 200 nelle immagini della Maestà, in cui gli angeli offrono dei fiori, per esempio, con le mani coperte di un velo bianco. Sono tutte cose che ritornano nel comportamento della corte imperiale e della corte celeste. Alla destra del Cristo, l'affresco continua avanti,
Ecco, vedete qui l'immagine del Redentore di estrema nobiltà. Oh, guardate che questo tratto degli affreschi, secondo me, è stato sicuramente seguito dal capo della bottega. Questo è il grande maestro, il quale si è riservato l'affresco più importante. Ancora avanti. Ecco, guardate, questo affresco, a parte il suo stato di conservazione, che io trovo assolutamente eccezionale, è un affresco di qualità altissima. È sicuramente il capo della bottega. E io trovo una grande somiglianza fra questo affresco e una delle scene del Vangelo nella Basilica Superiore di Assisi, precisamente la cattura di Cristo. Io credo che sia forse la stessa mano. Comunque, un affresco dall'epidermide perfettamente conservata, è incredibile. La visita a questo monumento è una delle grandi emozioni del mio mestiere. Avanti. Come vedete a sinistra, il pontefice Niccolò III Orsini, che regnò dal 1277 al 1280, il quale offre il Sancta Sanctorum, vi ha fatto già vedere Bruno Zanardi particolari, assistito da San Pietro e San Paolo. Notate come nessuno dei due santi e del pontefice sia, come ho detto, visto di fronte, è visto di tre quarti. Una visione frontale sarebbe impensabile in quest'epoca, sarebbe addirittura una qualche cosa di orribile, sarebbe una offesa alla maestà del Redentore di Dio. Vedete anche un'altra cosa avanti. La testa del pontefice, che è un vero e proprio ritratto, è uno dei ritratti più naturalistici e anche più antichi della pittura europea. Inutile che io vi dica come il ritratto scompaia alla fine del mondo antico. Il mondo antico non conosce più individui a partire dalla metà del III secolo in poi, conosce soltanto delle tipologie. C'è la tipologia dell'imperatore, c'è la tipologia del filosofo e un'infinità di altre tipologie. Il ritratto non esiste. Se voi guardate i ritratti della famiglia di Costantino, sono tutti uguali. Se osservate le monete bizantine, vi accorgete a un certo momento che l'immagine sulla moneta è sempre la stessa immagine, prima di tre quarti e poi frontale. Quello che cambia è la scritta con il nome dell'imperatore. E quello che è essenziale sono i simboli del potere imperiale, cioè l'orbe con la croce, lo scettro e la corona. Ma l'immagine, la descrizione naturalistica del volto non esiste più nel Medioevo. Ci sono delle tipologie. Ora qui invece noi assistiamo al rinascere della descrizione dell'individuo, anche con i suoi difetti fisici. Vedete, personaggio vecchio dalle guance cadenti. Guardate che è un ritratto di una efficacia straordinaria, questo è un vero ritratto, cosa che fa una certa impressione, mentre i due avanti, ecco, questo è il Sancta Sanctorum, il modello, e purtroppo è la rovescia questa fotografia qui, e per favore avanti, questo è il San Paolo. Anche questo è un caso di tipologia del tardo mondo antico che passa al Medioevo. Noi non abbiamo ritratti di San Paolo, non sappiamo assolutamente come fosse fatto. Però da una certa epoca in poi, quando nel IV e nel V secolo il cristianesimo viene attaccato dall'ambiente pagano di Roma e viene considerato una religione di analfabeti e di ignoranti, San Paolo diventa il filosofo delle genti e come filosofo la sua immagine viene ricalcata sull'immagine del filosofo del mondo antico, che è quella di un filosofo del quale noi abbiamo molti ritratti, soprattutto nel Museo di Ostia Antica, e che si suppone che sia Plotino. Cioè l'immagine di San Paolo viene ricalcata su Plotino, non perché i cristiani si appropriano dell'immagine di Plotino, ma perché Plotino è il filosofo tipizzato. E per la stessa ragione per la quale San Pietro, nella famosa statua del Vaticano, la statua bronzea, che io considero del tardo mondo antico, dell'epoca di Onorio, inizio del V secolo, è rappresentato seduto. Perché seduto, nella tarda antichità, è soltanto colui che è un grande sapiente,
un filosofo, un grande sapiente, quindi San Pietro viene rappresentato seduto come erano stati rappresentati seduti Epicuro, per esempio. Dirò di più, che nel tardo Monte Antico la statua del filosofo è sempre la stessa e quello che cambia sono i braccioli della poltrona su cui è seduto. In base al tipo dei braccioli si riesce a capire a quale dottrina il filosofo appartiene. Quindi è una mentalità che a noi sfugge completamente. È una mentalità totalmente diversa da quella nostra e che consiglia appunto di stare molto attenti nel leggere le opere di arte figurative non solo del tardo Monte Antico ma anche di tutto il Medioevo dal quale deriva. Qui abbiamo proprio la ripresa da Plotino o dal presunto Plotino con la fronte calva, la barba a punta ed è il San Paolo che è passato nella sua immagine fino ai nostri giorni. Un'altra avanti per favore. Vedete, questo è un altro bellissimo tratto degli affreschi, di una conservazione straordinaria. Prego, avanti. C'è invece il San Pietro. San Pietro non sappiamo su che cosa sia stato esemplificato. Le indagini sulle origini di queste immagini e ancora alle origini. Comunque questo è un affresco che sicuramente è stato eseguito dal capo maestro. Ora, di fronte a fatti come quel ritratto del Papa ci si chiede: ma cosa ha sollecitato il ritorno alla descrizione naturalistica, alla descrizione dell'aspetto umano vivente in modo così preciso? E ancora non si può dare una risposta. Io credo che ci sia una possibilità di darla ed è la diffusione straordinaria di una eresia la quale negava ogni validità alla vita, è l'eresia catara. Nel tardo mondo antico, voi sapete che l'immagine di Cristo non viene rappresentata fino al terzo secolo. Fino al terzo secolo il Redentore è o un giovinetto seduto o un bambino, ma non viene mai rappresentato come uomo adulto. Né vengono rappresentate scene relative alla sua vita. A un certo momento noi assistiamo nei sarcofagi cristiani al moltiplicarsi delle scene evangeliche, perché? Ed è il momento in cui si sta moltiplicando, soprattutto a Roma, una grande eresia, l'eresia dei Valentiniani, l'eresia gnostica, la quale negava ogni valore alla vita. Il negare da parte dell'eresia il valore alla vita e il valore alla vita corporea soprattutto sollecita la rappresentazione del corpo fisico e la stessa cosa secondo me è avvenuta nella seconda metà del 200. Recenti ricerche hanno mostrato come l'eresia catara si stesse diffondendo in modo impressionante nella zona dell'Italia centrale che scendeva verso Roma. È stato ad esempio scoperto che nella sola città di Spoleto, nell'area della parrocchia di San Gregorio, che è quella chiesa vicino alla stazione ferroviaria, in basso, c'erano 30 famiglie catare. Un'altra zona piena di catari era Orvieto, che poi diventa Bolsena, tutta quella zona lì stava diventando catara. Quindi abbiamo un diffondersi pericolosissimo verso la capitale della cristianità occidentale di un'eresia la quale nega ogni validità al corpo. E in questo momento la pittura rincomincia non solo a rappresentare la realtà fisica come la vediamo, ma incominciano anche i primi accenni allo spazio e alla terza dimensione. Io credo che ci sia un rapporto. Io non credo che gli stili artistici abbiano la loro vita indipendente da quelle che sono le altri aspetti della storia umana. Io credo che la storia dell'arte sia soltanto una faccia molto importante di una realtà estremamente più complessa. Una realtà nella quale entrano la filosofia, la religione, il nostro modo di concepire la vita e sono tutte cose legate anche a quello che è il modo di vestire, al modo di mangiare, al modo di abitare, al modo di amare, è tutto un'unica realtà di cui la storia dell'arte è una faccia. Quando io sento parlare di volontà dello stile o di assoluta indipendenza dello stile rispetto alle altre attività mi viene da ridere, come se lo stile fosse un pallone non senza freni che gira nell'atmosfera. E perché gira? Chi lo fa girare? Non esistono cose senza...
E perché? Perché battono le mani? Io ho detto una cosa inconsueta e intelligente. C'è una fortissima coerenza in tutta la nostra vita. Noi non siamo fatti come delle marionette i cui arti sono disarticolati. C'è una coerenza assoluta non solo in noi, ma in tutta la società che noi viviamo. Una società, vabbè, e sarebbe un discorso molto lungo che non è il caso di fare. Comunque, io credo che questa ricerca della dimensione, della terza dimensione e della individualità del corpo e soprattutto del rapporto fra corpo e ambiente in cui vive, una ricerca che troverà la prima altissima espressione nel ciclo francescano di Assisi, che io credo romano e non fiorentino, io non credo che sia Giotto, ma credo che sia uno di quei grandi pittori romani, ad esempio Filippo Rosuti. Questa, diciamo, ricerca è sicuramente in rapporto a qualche grande avvenimento culturale che si stava verificando proprio nella zona dell'Italia centrale. E questa delle eresie è una cosa che ancora non abbiamo ben capito, il loro rapporto con l'arte e con la Chiesa. Comunque, avanti. Questo l'hanno messo sotto sopra. Vedete però che purtroppo è sotto sopra. Questa è la testa del San Pietro nella scena della crocifissione. Chi ha dipinto questa testa o il cartone servito per questa testa è sicuramente altra mano da quello che ha dipinto il grande San Pietro che si trova presso il Redentore. Quindi c'è un maestro altissimo che ha eseguito la scena più importante, che probabilmente ha fornito i cartoni o i disegni per le altre scene, ma poi ha lasciato l'esecuzione ai suoi allievi, cosa del resto molto comprensibile, molto comune. Le altre scene che si trovano intorno alla figura del Redentore che riceve da Niccolò III il modello del Sancta Sanctorum sono relative alle figure che si trovano a mezzo busto in mosaico nella cappella vera e propria del Sancta Sanctorum, cioè sono le scene del martirio di San Pietro e di San Paolo, di San Lorenzo e di Santo Stefano, i due protomartiri, e poi di Niccolò, la storia di San Niccolò che dota le tre fanciulle povere in onore del santo protettore del Papa Niccolò III, e di Santa Agnese, che è una santa importantissima nella Roma del Medioevo, diciamo è la donna santa della Roma cristiana, il cui culto poi si è andato affievolendo con l'andare del tempo. Ma non dimentichiamo che la Basilica di Santa Agnese fuori le mura sulla via Nomentana è stata di estrema importanza, al punto che una delle figlie di Costantino si era fatta fare il mausoleo accanto alla sua chiesa, è l'odierna chiesa di Santa Costanza, il mausoleo di una delle figlie di Costantino. Quindi era una chiesa importantissima perché molti dei santi le cui basiliche erano fuori porta e quindi basiliche il cui accesso era diventato pericoloso sono poi tramontati. Un altro santo importantissimo sulla via Nomentana era Sant'Alessandro. Quando diventò un rischio recarsi a 10 km da Roma, sia per l'abbandono delle strade che erano diventate degli immensi roveti, spini, bisognava andare col falcetto, sia perché c'era pericolo di venire assaliti prima dai banditi e poi anche dai predoni arabi, la chiesa di Sant'Alessandro è stata completamente abbandonata. Oggi è un rudero coperto da una bellissima diciamo protezione, ma la chiesa è stata abbandonata e anche Sant'Agnese è declinata. Non bisogna però stupirci che essa si trovi nel Sancta Sanctorum, perché è veramente l'equivalente femminile di San Lorenzo, il grande protomartire romano, colui che venne arrestito sulla graticola da parte dell'imperatore Decio. Guardiamo avanti. Ecco, vedete qui anche nelle figure. Qui abbiamo delle donne che assistono alla crocifissione di San Pietro. C'è una ricerca patetica che è già diversa da quella della tradizione medievale, soprattutto di origine bizantina. Innanzitutto vedete una donna di profilo. Noi possiamo essere sicuri che quella rappresenta una donna pagana. Invece la donna in primo piano, con quell'espressione triste, addolorata ma non disperata, è una donna cristiana la quale non può far niente per salvare il santo. Avanti. Ecco, guardate un elemento naturalistico nella scena del martirio di San Lorenzo. San Lorenzo, mentre viene arrostito sulla graticola, ha davanti a sé un servo il quale con un soffietto
molto grande, sta aumentando la fiamma per poterlo fare soffrire di più. Ma c'è un altro particolare, avanti, in questo, ecco, vedete, Decio è rappresentato di profilo, è pagano, quindi colui che anche senza saper leggere la scritta poteva interpretare l'affresco attraverso i gesti, capiva immediatamente, questo è il pagano che ordina la morte del cristiano, cristiano che come abbiamo visto è di tre quarti. C'è un linguaggio molto profondo e molto preciso in questi affreschi, avanti. Ecco, poi nel fondo, ecco, vedete, un altro soldato romano visto di profilo. Ciò che è ancora impressionante in questi affreschi è l'inizio della ricerca del fondo paesistico. Si sente qui la prima origine di quegli sfondi che poi diventeranno quelli celeberrimi della vita di San Francesco d'Assisi. È qui che incominciano. Quindi io sono del parere che il grande rinnovamento avviene a Roma. Roma era la capitale della cristianità occidentale, Roma era una città potente, la sede del Santo Padre. In quegli anni si era proceduto ad un abbellimento di Roma, una ricostruzione degli edifici rovinati, quindi il grande rinnovamento pittorico secondo me avviene a Roma, non a Firenze. Che poi Firenze sia entrata in questo rinnovamento e abbia prodotto due grandi geni come Cimabue e soprattutto come Giotto è un altro fatto, ma secondo me l'origine del grande rinnovamento della pittura dell'Occidente comincia a Roma, e d'altronde è logico che cominciasse lì, una città internazionale piena di idee, piena di scambi, ricca, non poteva avvenire altrove. Questo non si può dire oggi perché oggi è Firenze che tiene il campo, Roma è al rimorchio di Firenze, al punto tale che Pietro Cavallini, uno dei più grandi pittori che abbia avuto l'Italia, è considerato allievo di Giotto. Quindi non si può più dire, perché voi sapete che gli storici dell'arte molto spesso vanno non guidati dal loro cervello, ma guidati da certe mode. Quindi io la penso in quel modo. Guardiamo un altro dettaglio, avanti. No, questo è un dettaglio straordinario di una delle ali delle figure della volta. Qui ci abbiamo appunto, ecco, parlavo di Cavallini, qui c'è un modo di dipingere che è già quello di Pietro Cavallini nel Giudizio Universale a Santa Cecilia in Trastevere. C'è proprio quella materia poi grassa che si ritrova in Cavallini. Secondo me vengono da qui, Cavallini deve essere l'allievo di uno di questi pittori qui. Un altro, per favore, avanti. Ecco, guardate un altro elemento paesistico, l'antica Roma. L'antica Roma, guardate che ci sono già delle torri o degli edifici, i quali sono visti in prospettiva, una prospettiva naturalmente empirica, non scientifica, ma si sente perfettamente l'intento di rendere la profondità spaziale. Ora, questi affreschi sono importantissimi perché sono datati, sono stati eseguiti fra il 1277 e il 1280. Tutti gli altri affreschi del Medioevo romano sono senza data e questi anticipano tutto ciò che noi conosciamo di questo stile qui. È una delle pietre miliari della pittura medievale. Per favore, ancora. E poi, questa è una cosa che vi ha già fatto vedere Bruno Zanardi, quello che è impressionante è il ritorno al mondo romano. Nelle decorazioni, nei fregi del Sancta Sanctorum, c'è evidente lo studio sia degli affreschi dell'antica Roma, che dovevano essere molto abbondanti ancora, infinitamente di più di quanto noi non possiamo pensare, perché molti edifici della Roma antica non sono stati distrutti da vandalismi o da incendi, sono stati distrutti per abbandono. Contrariamente a quello che ci hanno raccontato dei barbari che andavano a bruciare, eccetera, Roma antica è caduta per la mancanza di abbandono, perché quando una grande metropoli che doveva avere da 1 a 2 milioni di abitanti si riduce a 18.000 persone, manca la manodopera per mantenere gli edifici. Soltanto gli edifici termali, tipo le terme di Caracalla o le terme Diocleziano, dovevano avere migliaia di persone che curavano le condotte dell'acqua, le coperture delle sale, il rifornimento, per non parlare poi dopo dei servizi, tipo quello dell'acqua fredda che veniva ottenuta d'estate sciogliendo la neve raccolta d'inverno sul monte Terminillo e conservata nelle cantine. Quindi quando si riduce a 18.000 abitanti la città deperisce, muore, si salvano soltanto due o tre edifici che erano considerati troppo importanti per essere distrutti. Come l'hanno salvati?
il Pantheon e la Curia trasformandoli in chiesa, il Palazzo Imperiale mantenendolo in piedi fino a che nel 1055 i Normanni non gli hanno dato fuoco. Ma erano i tre edifici della Roma antica che si erano salvati, tutto il resto era un'immensa foresta all'interno della quale c'erano migliaia di statue, migliaia di iscrizioni, migliaia di affreschi che nessuno poteva più curare e che soprattutto nessuno capiva più. Qui nel Sancta Sanctorum abbiamo uno studio accuratissimo della decorazione d'ardo antica. Avanti. Ecco, questo per esempio è un esempio sicuro che viene o da un mosaico parietale o da un affresco parietale, non c'è il minimo dubbio. Io non escluderei che avessero visto proprio una delle grandi dimore dell'aristocrazia romana. D'altronde accanto al Laterano nel Medioevo c'erano ancora delle dimore patrizie importantissime, quella degli Anici, quella degli Aureli, erano tutte vicine alla Basilica di San Pietro. E poi c'era soprattutto la Reggia di Sant'Elena, il Sessorium, che era in gran parte conservata, era ancora in piedi, per quanto fatiscente. Avanti. Guardate anche questo merlo che pizzica l'uva, è un motivo che noi ritroviamo non solo negli affreschi, ma anche nei mosaici pavimentali, mosaici ai quali allude poi, avanti, questo è un altro bellissimo fregio che sembra tratto da una decorazione d'ardo antica. Nel Medioevo vedevano soprattutto le cose della tarda antichità, non del classicismo augusteo greco, non esistevano più quelli lì. Avanti. Ecco, guardate, questa maschera dentro un viticcio arboreo o floreale sembra presa da un mosaico pavimentale ed è curioso che mascheroni del genere li troviamo poi nella scuola riminese del 300, ad esempio nelle cornici degli affreschi del cappellone di Tolentino, di San Nicolò da Tolentino, i fregi sono pieni di questi mascheroni, dovevano esistere dei mosaici con questi visi grotteschi. Quindi c'è un ritorno all'arte antica, soprattutto vista attraverso il tardo antico, della tetrarchia di Costantino fino alla metà del V secolo. E poi una ricerca avanti. Guardate, questo pure è purissimo il classicismo di questa colomba. Qui sembra addirittura, anche i manoscritti possono aver visto, poi quel fondo rosso. Avanti. Finito. Questo io vi ho spiegato in poche parole quella che è l'importanza estrema di questo ciclo del Sancta Sanctorum. È una delle grandi scoperte di questo secolo, una scoperta come forse non se ne faranno mai più, perché non credo che esistano né a Roma né altrove dei monumenti così importanti da scoprire o da restaurare. Può darsi che in Vaticano o altrove ci sia qualche ambiente, ma dubito però che venga scoperto nelle conservazioni, nello stato di conservazione perfetto, e che sia soprattutto così ricco di insegnamenti come questa cappella del Sancta Sanctorum. E dobbiamo ringraziare Zanardi per il modo con cui l'ha pulita, perché se fosse capitato un restauratore di quelli che ahimè molte volte vengono impiegati dalle sovrintendenze, potremmo dire pure addio a questi affreschi. Grazie dell'attenzione. È andata bene? Io mi permetto ringraziare molto brevemente con due parole i nostri illustri ospiti per i loro contributi. In particolare io sono rimasto colpito dall'osservazione, dall'affermazione di Federico Zeri che purtroppo, a malincuore lo dico, anche tanti credenti non riescono neppure a immaginare quello in cui il professor Zeri ha ipotizzato il significato di questa cappella e degli affreschi in essa realizzati come risposta all'insorgere dell'eresia gnostico-catara che affermava la negatività della vita e del reale. Perché questi affreschi documentano un'esplosione di positività e di interezza della concretezza dell'avvenimento cristiano che lì era figurato. E poi credo dopo la lezione, perché anche se siamo in tanti, era come essere in pochi allievi a scuola. Oggi
la lezione del professor Zanardi, di cui gli siamo grati innanzitutto a lui e alla sua equipe per aver riportato alla sua antica fattura, al suo splendore, il Sancta Sanctorum, una testimonianza eccezionale del fatto cristiano, di quell'avvenimento attraverso il quale il mistero, Dio, è entrato nel tempo e, permanendovi come una realtà vivente, un tempio, perché di un tempio si è trattato oggi, è giunto fino a noi come testimonianza visibile e tangibile, presente attraverso un tempio. E io mi permetto di concludere leggendo poche righe dell'ultimo libro di Don Giussani, Il Tempo e il Tempio, che l'editore Rizzoli ha pubblicato proprio in occasione di questo meeting. Il coinvolgimento di Dio con la vita dell'uomo si attua sempre attraverso un punto preciso, carnale, nel tempo e nello spazio, in cui l'interferenza del mistero avviene, è l'idea di tempio. Il tempio nel tempo. Questo metodo ha implicazioni quotidiane ad ogni istante. Non c'è più nulla di inutile e tutto rivela una positività ultima, proprio come il Sancta Sanctorum. Grazie a Federico Zeri, a Bruno Zanardi, a tutti voi e buona serata.